Nel turno preliminare di Coppa Italia, Avezzano e Giulianova danno vita ad un match godibile, al termine del quale sono i marsicani di Meco Monaco a guadagnare il passaggio del turno con un meritato 2-0. Così sarà l'Avezzano domenica prossima a sfidare, sempre per la Coppa, il Notaresco di Bagnoni. Le due squadre si presentano alla prima gara ufficiale della stagione, rinnovate nell'organico e con un assetto speculare. 4-3-3 per entrambe. Tra i marsicani c'è l'ex Teramo Gaeta al centro dell'attacco, sostenuto da Cancelli e Franchi. Tra i giallorossi, out del Grosso, infortunato, e Antonelli squalificato. Discreta presenza di pubblico per una partita da subito piacevole per quanto giocata su un campo in brutte condizioni e con un Avezzano che si fa preferire per una maggiore intensità e cattiveria. Al decimo Magri va vicino al gol. Subito dopo il tecnico Giuliese Pascucci deve rinunciare al centrale Procida, al suo posto Cipriani con Ferrini che scala al centro della difesa. Giulianova pericoloso con Suriano, Fanti non è perfetto ma Fioretti è fermato in offside. Chi però la combina grossa è Bifulco al 21esimo, Franchi sfonda e mette in mezzo un pallone agevole per l'estremo difensore che pasticcia e manda il pallone oltre la riga di porta per il vantaggio dell'Avezzano. La squadra di Meco Monaco continua a spingere e al 26esimo raddoppia con Marco Gaeta che prima si procura un calcio piazzato e poi lo trasforma indirizzando il pallone nell'angolo alla destra di Bifulco. Avezzano 2, Giulianova 0. La difesa di Pascucci soffre tanto i corner, così alla mezz'ora Magri sfiora il 3-0. Barlafante prova a suonare la carica per i suoi, a solo e conclusione centrale al 37esimo. Due minuti dopo è tiro al bersaglio davanti a Bifulco. Ci provano Gaeta, Brunetti e Magri, ma stavolta il portiere Giuliese se la cava e sventa il tris. Un altro spunto di Barlafante al 43esimo fa calare il sipario per un primo tempo pimpante con l'Avezzano meritatamente avanti. Pascucci corre ai ripari, dentro il 2003 Forcini al posto di Malandra è 4-2-3-1, ma è sempre Barlafante ad avere una marcia in più e Fanti sventa in corner. Risponde l'Avezzano, Cancelli per Franchi, il quale sfiora il palo. Al 13esimo Fioretti calcia di potenza da posizione difficile e centra la traversa, mentre dalla parte opposta l'ex matericese Franchi, il migliore in campo, non è freddo davanti a Bifulco. Dopo il 20esimo i ritmi calano, la condizione non è ancora ottimale e tutto ciò avvantaggia l'Avezzano che tra una sostituzione e un'altra mantiene saldamente il doppio vantaggio fino al triplice fischio di Ursini di Pescara. L'Avezzano avanza, il Giulianova, penalizzato dagli errori difensivi del primo tempo, abbandona subito una competizione che l'aveva vista protagonista la scorsa stagione con la semifinale raggiunta e persa di un soffio col Messina.